Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, come sempre in compagnia del nostro amico Kit, presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina, sigla internazionale KITT, Night Industries 2000, Kit se preferisci. Molto bene Kit, amico mio, oggi procediamo a fare l'unboxing di questo nuovo arrivo. È arrivato l'invio numero 5 con i fascicoli allegati dal 10 al 13. E oggi mostreremo ai nostri amici che cosa contengono le varie parti. No, che io sappia. Appunto, le vedremo insieme. Davvero eccellente. Perfetto, allora mi metto subito all'opera. Benissimo, grazie. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma sono soddisfatto del mio nuovo look. Ah, beh, l'importante è che sei contento tu. Allora, il tuo nuovo look intendevi dire come modellino. Puoi ben dirlo. Oh, allora, vediamo un po'. Io adesso... la scatola chiaramente l'avevo già semi aperta per agevolarmi il lavoro. Ah, la prima cosa da mostrare è sicuramente la targa in metallo, che è il primo dei regali che verranno forniti agli abbonati. Come potete vedere è fatta bene Kit, come potete vedere è fatta di un lamierino verniciato in blu elettrico con scritte in giallo molto accesi. Devo dire che a livello di impatto estetico è molto bella. Il lamierino è un po' leggerino, ma d'altronde anche le targhe reali non è che sono molto più pesanti di queste, forse leggermente, ma poca roba. Qui, come possiamo vedere, si vede dal retro lo stampaggio delle scritte. Non c'è molto da dire, solo le solite raccomandazioni: attenzione al soffocamento, tenere fuori dalla portata dei bambini, eccetera eccetera. L'indirizzo della Dea Cossini. Bene, bene, mettiamola qui. Oh, poi vediamo cos'altro c'è nella scatola. Dunque, abbiamo i fascicoli. Certo, Kit. Cerca di parlare il meno possibile. Va bene, Kit. Spero proprio di no. Cosa posso fare? Eccoli qua. Abbiamo i quattro fascicoli che vanno dal 10 al 13. Ma che dici? Dico quello che è contenuto dentro la scatola, Kit. Non direi. Sì, invece. Io mi baso sui fatti. Ma anche io. Non riesco a capire. Tu non capisci solo quando fa comodo a te non capire. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. Ma figurati, solo che non lo fai sempre. Quello è il fatto. Allora, visto che ci basiamo sui fatti, adesso togliamo un attimo di mezzo il gruppo dei fascicoli cartacei, li accantoniamo, ne prendiamo solo uno, il numero 10, e vediamo quali pezzi sono previsti per il montaggio. Allora, con il fascicolo numero 10 monteremo le biellette, i bracci e i tiranti del sistema di sterzo, la barra stabilizzatrice e i tubi dei freni anteriori. Quindi, come vedete, avremo queste piccole parti da montare. Vedete? Adesso un quadro un pochino meglio. Adesso lo sappiamo perché lo leggiamo qui, Kit. Molto spiritoso. Come vedete, si tratta di tutte parti abbastanza piccoline. Viene data in durazione una pinzetta che servirà probabilmente per tenere in posizione i vari pezzettini piccolini durante il montaggio. E questo è quanto. Poi vi ricordo che questo è solo un video di unboxing, quindi seguirà a brevissima il video relativo ai montaggi per ogni singolo fascicolo. Sicuro di non avere. Prendo un attimo i pezzetti da mostrarvi, vediamo un po' dove sono. Eccoli qua, ecco qua, questa è la busta. Speriamo che contiene i pezzi. Come vedete sono pezzi molto piccolini. Ci sono quelle pinzette. E sarà un montaggio di precisione probabilmente, però non dovrebbe essere difficoltoso. Non metterti strane idee in testa. Ma no, Kit, figurati. Vediamo velocemente invece adesso nel fascicolo 11 cosa faremo. Nel fascicolo 11 assemblerai la parte centrale del telaio e collegherai al ponte già montato. Quindi praticamente avremo questo pianale a che dovremmo collegare le parti divertente che abbiamo montato. Posso finora di Kit. Mi presti $20? No Kit, già me le hai chiesti, ma non li ho al momento.
Sono senza parole. Lo so, figurati io. Adesso vi mostro il pianale. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Eccolo qua, questa è la busta che contiene il pianale. Vi posso già dire che è abbastanza pesante. Questo conferirà al vostro modello già un discreto peso in più, una volta installato. Tutto metallo, chiaramente. O comunque buona parte del metallo, perché è veramente pesante. E qui ci sono altri pezzettini che andremo a installare poi sempre con questo fascicolo. Passiamo a vedere velocemente il contenuto. Anzi, io mi baso sui fatti. Diciamo il fascicolo numero 12. Non credo che sia una possibilità reale. Oh, fascicolo numero 12. Dove vuoi che sia? Eccolo qua. Con il fascicolo 12 monteremo la batteria con la sua base al passo ruota anteriore sinistro. Praticamente sì, avremo questi pezzettini qua. Penso proprio di sì. Eccoli qua. Adesso tolgo il fascicolo così vi mostro un pochino meglio. Forse hai ragione. Questo è il passaruota, come vedete. E questa è la piccola batteria. Con la staffetta per reggerla, probabilmente, poi vedremo meglio. La batteria che chiaramente forse andrebbe un po' ritoccata con qualche ritocchino estetico, perché è proprio molto scarno il disegno. Magari sarebbero state gradite delle decalze o qualche altra cosa del genere. Comunque, vabbè. No, che io sappia. Vediamo a questo punto il fascicolo conclusivo per questa, per questo invio, che è il numero 13. Posso darti un consiglio? E dal numero 13... Cerca di parlare il meno possibile. Va bene, Kit. Dal numero 13 vediamo che in questo numero applicherai il serbatoio del liquido lavavetri sul passaruota anteriore sinistro. Quindi completeremo tutta questa zona qui, in pratica. Fesseremo le ultime parti. Fesserai quindi il passaruota alla struttura portante del telaio e all'asse anteriore, aggiungendo al contempo gli elementi dell'ammortizzatore. Vedete? Piacere di conoscerti. Anche per me, Kit. Questo, ripeto, poi l'andremo a vedere molto meglio nella fase di montaggio, vi mostrerò tutto. Questo adesso è solo un video veloce perché volevo dirvi che finalmente le parti sono arrivate e quindi procederò a realizzare il video di montaggio il più velocemente possibile, in modo da darvi il più velocemente possibile un riscontro su quelle sono le fasi di montaggio che ci aspettano. Ecco, vi mostro le parti allegate al fascicolo 13. Eccole qua. Come vedete si tratta di particine molto piccole, c'è una molla anche. Molto divertente. Okay. E comunque andremo a vedere tutto meglio in dettaglio con il prossimo video, in cui cominceremo con il montaggio del fascicolo numero 10. Bene, allora, riepilogando, rimetto in fila tutte le varie parti che sono state date con questa uscita. Ecco qua. Sono arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ed ecco qua. Con sicuramente, pezzo molto gradito, la targa in regalo, che ti ricordo è il primo degli omaggi. Bene, per oggi è tutto. Io mi metto subito al lavoro per prepararvi il tutorial che spero di fornirvi il più velocemente possibile. Con questo vi saluto e faccio fare anche un saluto da Kit. Kit, saluta. Posso darti un consiglio utile? Sì, certo. Dopo però magari saluta. Cerca di parlare il meno possibile. Ma me lo dici sempre questo. Ciao, amico. Mi fa piacere sentire la tua voce. Alla prossima. Per favore, non mi va di scherzare. No, non sto scherzando, dico davvero. Ancora tu? Sì, sono sempre io. Questa storia già non mi piace. Sarai dei nostri, però con un po' più di motivazione anche per il montaggio? Forse hai ragione. Vabbè, vedremo. Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. Ciao, amico.
Thank you.